Qualche anno fa è successa una cosa molto bella nella mia esperienza e nella mia carriera di organizzatore di eventi, che un amico in un tempo di grande crisi, nel momento in cui in Campania c'era stato il trionfo di una certa parte politica che aveva detto che non bisognava più suonare, gli eventi non ci dovevano essere più, che Don Gianni sciupava un sacco di soldi per fare musica e casini con le persone. Io mi sono ritrovato in un momento di crisi e di povertà, e siccome le cose più belle, secondo me, nella vita delle persone succedono proprio in momenti di crisi, di povertà, di bisogno, in quell'anno abbiamo fatto un evento e un amico mi ha proposto, mi ha detto: dice, guarda, c'è un artista che non so se lo conosci, ma secondo me è un artista meraviglioso, si chiama Alessandro Mannarino. Io penso che per il meeting è un artista perfetto. Io non conoscevo Alessandro Mannarino. E mi sono fidato di quest'amico, è arrivato al meeting e il meeting, insomma, si è illuminato di una luce molto speciale perché abbiamo fatto una grande scoperta e insieme a me l'ha fatta tutto il pubblico del meeting ed è stata la prima calata nel Cilento di Alessandro Mannarino. E spero che tu ricordi quell'evento, Ma insomma. ricordo benissimo. Mi piaceva, siccome io ho scoperto, diciamo, in Alessandro Mannarino un artista che ha sempre un grande bisogno di relazionarsi proprio con le storie un po' di miseria, di povertà, e nello stesso tempo con l'urlo di rivolta, di ribellione. Quanto conta proprio nella tua storia musicale, nella tua anima di artista, l'esperienza quotidiana con chi ha bisogno di noi, ha bisogno della musica per far sentire la sua voce? Chi ha bisogno di noi? Beh, Non pensi che ci sia qualcuno nel mondo che abbia bisogno di noi? sempre. Guarda, io intanto mi ricordo molto bene quella serata. Mi stupì il palco, che era un palco bellissimo, non mi aspettavo di trovare così. E la gente era piena di giovani, ma era piena la piazza, mi ricordo era una Un roba. trionfo. Ed è un E miracolo qualche perché facevamo quell'evento senza un euro di finanziamento pubblico. infatti. Amici, amici, la sera prima di te c'era stato Caparezza che era venuto anche lui, diciamo, quasi, quasi gratis. Poi Don devo dire Gianni, che tu c'hai. io non sento bambina, scusate. Tu hai questa capacità di coinvolgere persone, di farle appassionare a questo progetto, quindi mi ricordo che fu veramente facile tutto quello che successe. Io quello che posso dire per la mia esperienza è che la cultura in generale, l'arte, diciamo, il rapporto con l'arte mi ha reso libero, mi ha reso più libero di quello che sarei stato. Anche studiare la storia, leggere i poeti, mi ha reso libero perché mi ha fatto fare ogni volta, dopo ogni lettura, un gradino in più, un mattoncino in più nella mia identità di essere umano e un gradino in più su quel percorso, il percorso della liberazione dalla cultura dominante e dai concetti precostituiti della società. È vero che l'arte si è sempre rapportata con il potere non inteso come gli illuminati o qualcuno che decide per te, ma inteso come un assetto sociale che è funzionale a chi sfrutta qualcuno. Tu dici qualcuno ha bisogno di noi, ma molte persone, l'essere umano in generale, in questa anche struttura sociale, è sfruttato, è sottomesso a delle logiche, per esempio, del mercato o politiche che niente hanno a che fare con l'umanità. Io ho concentrato la mia creazione artistica in questi tre album, l'ho affiancata alla mia ricerca personale. E non posso scindere ciò che ho scritto e ciò che ho registrato dall'essere umano, da quello che ho vissuto e quello che ho fatto nella mia vita. Infatti sono partito da quel bar dell'Arabia, che era un luogo chiuso in cui
questi avventori si facevano compagnia, si piangevano e ridevano dei propri mali, quelli che puoi chiamare gli ultimi, gli emarginati, come quelli che stanno ai bordi della società. E in quel bar io trovavo dei compagni, qualcuno che mi facesse compagnia nella mia solitudine, perché se sei al di fuori di certi schemi, oppure se non vuoi sottostare alla morale comune o alle regole di un grande carcere a cielo aperto che sembra grande città, sei ai margini e sei solo. Io mi ero costruito questa carovana di imbecilli, pagliacci, prostitute che mi stavano intorno, mi facevano compagnia, però la loro ribellione diventava a un certo punto in quell'album autolesionista, come quella del barbone, Osso di Seppia, che alla fine si fa male da solo per contestare la società. E nel secondo album ho cominciato a guardare fuori da questo bar e a cercare il confronto con la società, anche perché avevo fatto quei concerti che mi avevano fatto capire che avevo un pubblico e potevo parlare con la gente. E infatti in Super Santos ho ambientato le storie nella città, nella metropoli. Il disco è un po' un'antologia funerea, perché inizia dicendo chi per strada va per strada muore, e finisce dicendo andando per le strade si nasce e si muore. Io ti ho amata per sempre e ti ho avuta per 2 ore, quindi era comparso comunque qualcos'altro, era l'immagine della donna salvifica, perché nelle canzoni c'erano due canzoni, tra le canzoni c'erano due nuove per me, che raccontavano di due donne forti. Una era Mary Lou, che si ribella a una cultura, e l'altra era Maddalena, e queste due donne incarnavano un nuovo tipo di ribellione, che era una ribellione che non si apprende col portatore di questa ribellione, ma una ribellione che applica un rifiuto a qualcuno, che dice no. Entrambe dicono no, una al padre e una a Dio, alla morale, alle convenzioni. E poi da lì sono andato avanti e il terzo disco parla di concetti un po' più, non vorrei dire più alti, più complicati forse, quindi avevo bisogno di usare delle parole più taglienti, e ho affrontato lo Stato e la religione, la Chiesa, come questi due leviatani che stanno a guardia di una libertà più profonda umana, che è quella delle persone, degli esseri umani, dando per scontato, partendo da un assunto, che l'uomo nasce sano, non nasce né col peccato originale né con delle turbe psichiche, e poi si ammala nella vita. Partendo da questo assunto mi sono chiesto dove cercare la libertà, dove cercare una sanità umana, tutta umana, che sia fisiologica come gli alberi, come il mare, che funzioni. E mi sono detto piano piano, scrivendo, che questa libertà, di questa ricerca sull'umano, sugli uomini, su noi stessi, chi siamo veramente, al di là degli schemi della società e delle convinzioni, sono andato a cercarla nel rapporto interumano d'amore. E così sono arrivato a sto punto. Ma non so quanto qualcuno possa aver bisogno di questo. Io sicuramente non ho avuto tanto bisogno di fare questa ricerca, perché altrimenti sarei ancora legato a un cliché di un artista maledetto da marciapiede che si ubriaca, e questa è la massima espressione dell'arte. E invece ho trovato la mia ribellione, il mio veramente andare fuori di testa in una lotta, in una ricerca che è molto più dura, è molto più impegnativa e anche molto più pazza del ubriacarsi al bar. Quindi io non ho avuto bisogno. Poi, vedendo che il pubblico mi segue e è aumentato, credo che non mi piace parlare di bisogno, ma può essere che a qualcuno ha fatto bene o molte persone ci sono legate a queste storie. Assolutamente sì, pensavo proprio a questa cosa qui, insomma, cioè a tante persone che io conosco nel mio piccolo, tu invece
ne conosci di più perché insomma incontri tante città, tante piazze, però io sento tanta gente, questo sentire tanta gente è anche un po' il motivo per cui a distanza di alcuni anni insomma ritorni in questa terra su una iniziativa mia proprio. Perché? Perché mi sembra che tante persone, tanti giovani, in quello che tu pensi, racconti, non solo si riconoscono, ma riescono a ricomporre, a decifrare le ragioni del loro essere. Ecco, tu ad esempio parlavi dell'amore, della donna, come addirittura di una cifra di salvezza, no? L'avverto un po' concorrenziale come cosa, perché io in genere vado raccontando altri argomenti, però insomma li racconto con un atteggiamento molto conciliante rispetto a quello che pensi tu e che dici tu, perché penso che poi assolutamente ci sta un punto di incontro molto molto forte, insomma molto intimo fra queste cose. E forse ci sono strutture di potere che hanno voluto un po' camuffare le sembianze delle verità, però insomma per fortuna ci sono uomini e donne che hanno voglia di capire poi il nocciolo delle cose, no? Delle questioni. Io incontro tante persone che in quello che tu dici si riconoscono, ma tu avverti una responsabilità nel fatto che c'è tanta gente che si riconosce, si identifica, si va esprimendo anche senza parlare in quello che dici tu al posto loro? Purtroppo sì, cioè vorrei essere libero di far come mi pare, ma ormai non posso più e devo stare bene. Non puoi più, esatto, è così. Non posso, sento che devo stare bene, devo andare avanti. E quindi e noi lo speriamo, perché forse insomma ho trovato pure il modo di scamparla in questo senso. E guarda, è veramente un sogno, basta guardarsi intorno, no? Ti svegli la mattina e ti senti che sei fisiologicamente perfetto per stare qua, per farti un bagno al mare, non so, loro voi non lo vedete, ma c'è un mare bellissimo, no? È meraviglioso, ti svegli la mattina e guarda, io per non farti stancare più e per regalarti qualche ora di riposo prima del concerto, insomma, anche perché temiamo che poi dopo magari al concerto non ci dai quello che ci aspettiamo, no? E volevo concludere proprio con questa immagine del mare, perché tu sei arrivato qui la prima volta al meeting del mare, un incontro del mare, no? E lì è nata un'amicizia, una storia di incontro, insomma. E continua sta cosa in un porto, no? Sul mare di Scario, a pochi chilometri da qui. Ci separa un tratto di costa. Tra l'altro è molto interessante questa immagine, perché è un tratto di costa non abitato, impenetrabile via terra. Quindi da qui a Marina di Camerota la strada è interna, no? Quindi il mare è un mare, la costa è una costa vergine, assolutamente proprio intatta, incontaminata. E i porti, i marinai, insomma, queste storie di entrate, di uscite, di situazioni a volte anche un po' così curiose, insomma, sono una cosa molto presente nella tua musica, no? Il mare. Non so, io secondo me concluderei semplicemente così, guardando questo mare e facendo dire una cosa per noi a Alessandro Mannarino. Beh, no, ci sarebbero tante cose da dire. Lo poi, so, ma tu sei stanco. Il mare. No, ma tu hai paura di quello che voglio dire, però. Beh, io insomma così, infatti tu lo Stato, la Chiesa, insomma tu ce l'hai sempre con sta Chiesa, io non ho capito perché, insomma. Ma vedi, io riguardo la Chiesa, il messaggio cristiano è il messaggio più rivoluzionario che c'è stato. E l'abbiamo sempre detto questo, altro quello che della, veramente della non violenza e dell'amore per il prossimo, dell'uguaglianza, del riconoscersi tutti i fratelli. Poi di là ci sono delle cose che sono andato un po' riesco a comprendere, che secondo me rincoglioniscono le persone, come i dogmi, anche, sai, quest'idea di credere a qualcosa che non si è mai visto, non si vede, l'idea che nasciamo con un peccato dietro, oppure l'idea che la massima espressione per la donna sia essere vergine e parlare con gli angeli, avere le visioni. Oppure su questo hai delle visioni che mancano di qualcosa, insomma, però vedi sempre, sì, però perché ti voglio far riposare, non voglio addentrare con i piedi per terra, dico, cioè tutto quello che è rapporto tra le persone l'accetto, tutto quello che
esula dalla realtà, dallo scibile, da quello che viviamo. Per me, vedi, se io domani mi sveglio e dico che stanotte ho incontrato Napoleone, è venuto qua Napoleone a casa mia, mi prendete e mi portate al manicomio. Però se uno si sveglia e dice che ha incontrato Padre Pio, va in televisione a raccontarlo e la gente ci crede. Io adesso ti devo chiedere a te, davanti al mare, qual è la differenza tra Napoleone e Padre Pio? Io non ho mai visto né Napoleone né Padre Pio, per fortuna, perché se ho apparizioni notturne muoio di paura. Bravo. E sicuramente non lo vado a raccontare in giro. Per cui, per quanto riguarda le apparizioni, insomma, io penso che insomma sia meglio stare con le persone in carne e ossa. Ok? Bene. La possiamo anche chiudere qua. Benissimo. Con una esaltazione della carne e delle ossa e del mare, che senza lo spirito però sono morte. Ti piace questo? Guarda, senza lo spirito posso dire, senza lo spirito, no. Spirito, questo è importante per dirlo. Io porto avanti queste mie canzoni, questa cosa proprio sul questo che dici tu, chiami spirito, io posso chiamare cuore, no? Sulla fantasia e sul sentimento, che è qualcosa di importante. Quello che mi spaventa è la razionalità. La razionalità è l'astrazione, l'astrazione del pensiero astratto, che può essere pericolosissimo. Filosofico, radical chic, aristocratico, il pensiero. Io proprio, cioè, io sono di periferia, non sono, ma sono rimasto legato a questo, al corpo. Ma se tu tagli il corpo e se rimane sulla testa, hai perso la pancia, hai perso il petto, hai perso i sentimenti. E questo secondo me è uno dei gravi problemi che viviamo oggi, che vive la sinistra, per esempio, che ha abbandonato il corpo e abbandonato gli operai, veramente. È un problema che da altre parti anche... Per fare filosofia, dici, insomma. Sì, per fare discorsi astratti, che non hanno niente a che vedere col corpo, appunto. Vabbè, abbiamo detto troppa roba, andiamo a riposare. Grazie, allora il resto lo diciamo stasera al concerto. Bene, grazie, lo dico meglio con le canzoni. Grazie.